Giambattista Vico, il grande filosofo napoletano, visse nel 1700, eppure ignorò completamente il pensiero del proprio tempo, elaborando una filosofia sua ed originale. Il pensiero filosofico di Vico è racchiuso nei 5 volumi della sua opera maggiore, La Scienza Nuova. Si basa sul principio del verum ipsum factum. Si può conoscere solo ciò che si fa. Questo principio è in contrapposizione con la filosofia molto in voga all'epoca del penso dunque sono, di Cartesio. Mentre la mente si percepisce, essa non si crea. Non può essere criterio di se stessa, può dare al massimo coscienza, ma non conoscenza. Questo è l'opposto di quello che accade con le vere opere dell'uomo, la storia. Essa può quindi essere fonte di conoscenza ed è, secondo Vico, l'unica scienza degna di studio. Per lui la storia non è più una semplice cronologia di eventi, ma un'evoluzione che segue delle leggi e che ha un ordine preciso. A dare un senso generale della storia umana è la divina provvidenza. Essa crea una storia ideale eterna, che dall'alto influenza quella dell'uomo. La provvidenza è l'unica che possa inserirsi nelle azioni individuali, attraverso e nonostante il libero arbitrio umano. La storia segue una successione di fasi equiparabili a quelle dello sviluppo umano: infanzia, giovinezza, maturità. Vico definisce questi tre periodi come età degli dèi, degli eroi e degli uomini. Nella prima i sensi sono i protagonisti. L'uomo, ancora primitivo, cerca di dare una spiegazione a ciò che percepisce. La trova negli dèi, che comunicano con lui tramite cenni come fulmini o altri eventi naturali particolari. Essi nascono appunto dalla divinazione della natura, ma sono comunque frutto di prime riflessioni dell'uomo antico. Nella seconda, degli eroi, sono la fantasia e la passione a prevalere. Gli ideali dell'uomo vengono resi umani, sotto forma di personaggi fantastici, come i protagonisti dei racconti omerici. In questa fase nasce lo Stato e la società si divide in ceti, diventando gerarchica. Ad un certo punto l'uomo inizierà a voler spiegare la realtà, non più con invenzioni fiabesche, ma tramite la ragione. Inizierà a domandare uguaglianza per tutti, entrando così nella terza età, degli uomini. Una volta conclusa anche questa età, il ciclo può ricominciare, ciò che Vico richiama a ricorso. La ragione, tentando di secondare il progresso, può causare erroneamente il decadimento della società e dei suoi costumi, in un esempio dell'eterogenesi dei fini, l'uomo ritorna all'infanzia. I ricorsi rimangono però delle possibilità e non delle certezze. La civiltà raggiunta non si deve mai considerare come la definitiva o la migliore di tutte. Il ciclo delle ere può trasformarsi in una spirale che costruisce sempre su qualcosa di nuovo, pur passando di volta in volta per gli stessi desideri e caratteristiche. Nel Medioevo, ad esempio, non si regredì tanto da tornare all'uomo della pietra, pur cadendo nei valori greco-romani dell'età degli uomini. Nel suo pensiero, Vico mette in guardia contro i pregiudizi, i boria, verso le culture diverse dalla propria. È uno dei primi filosofi ad evidenziare la necessità di non forzare le proprie abitudini e credenze su di loro, ma di studiarne il comportamento. Gli uomini dapprima sentono senza avvertire, poi sentono con un animo perturbato e commosso, e infine con mente lucida e pura. Giambattista Vico. Ciao a tutti! Siamo alla quarta del liceo scientifico tecnologico dell'Istituto Fantini di Bergato. Sperduto tra le montagne. Ma comunque non un istituto. Ignorato da tutti. Oggi vi presentiamo il nostro lavoro sul filosofo Giambattista Vico. L'idea di questo progetto è nata durante una lezione multimediale. Navigando su internet. La classe ha lavorato assieme collaborando. Quando si è costretti non si hanno possibilità. Mi per una volta, fai serio. Vi diamo un piccolo assaggio del pensiero di questo filosofo e confrontiamo i nostri anni vissuti qua al liceo con le varie età in cui Giambattista Vico suddivide la storia. Ad esempio il biennio è paragonabile all'età degli dèi, dove i professori rappresentavano la fonte indiscussa della conoscenza. Ad esempio la prof di chimica raffigurava il nostro Leviatano. Un dio pensionabile. Oltre alle ore di educazione fisica. Le 12 fatiche di Ercole. Il triennio invece equivale all'età degli eroi. Goku! E successivamente verremo proiettati verso l'età degli uomini. Non per tutti. Ora vi diamo la parola al nostro filosofo Giambattista. E
Eccellentissimo filosofo, saremo qui oggi riuniti per porre alcuni quesiti sul suo pensiero. Sono a vostra completa disposizione. Grazie mille, allora cominciamo subito. Al giorno d'oggi si vedono molti artisti di strada che con graffiti e disegni sui muri tendono di emulare la conoscenza che ci è stata trasmessa da poeti, filosofi come lei, artisti e musicisti. Quindi la mia domanda è questa. Secondo lei, i graffiti sono un'espressione della cultura giovanile di oggi o delle tematiche giovanili? Ma secondo me l'arte e la poesia sono autonome in quanto non sono legate a un linguaggio tradizionale. L'arte è un metodo fondamentale di conoscenza, come lei ben avrà studiato secondo i miei studi. La conoscenza nasce di conseguenza dall'arte e l'arte che fate quelle robe lì, quella, non io non la direi arte, direi più una voglia di trasgressione, una cosa un po' senza senso. Vi propongo io una forma d'arte senza tempo. Guardate, Aristotele, Platone, la scuola di Atene, questa è vera arte, immanenza, mondo delle idee, altro che quello che fate voi. Altre domande? Nell'età degli eroi viene identificati dei valori di personaggi epici, ricordiamo Ettore, Enea, Achille, Ulisse. Oggi, secondo lei, quali sono i veri valori? E quali sono quindi quei modelli da prendere come riferimento, considerata l'instabilità e la fragilità dei giovani? Guardi, al giorno d'oggi i giovani si riconoscono sempre più in personaggi sbagliati. Io presumo una perdita di valore, una forma nichilistica acuta. I giovani si ritrovano e si rivedono in persone che vanno di tendenza, diciamo, come Belen e Colombo, guardate, due personaggi che... Io penso che i veri valori e i veri eroi siano quelle persone che cercano di tramandare, come faccio io, il loro sapere, a scopo ovviamente benefico. Anch'io avrei una domanda, come te, pure. Secondo il suo pensiero è importante continuare a studiare gli avvenimenti passati? Ah beh, qui proprio nel mio campo. La storia ha uno scopo, ovvero quello di non far commettere gli stessi errori alle persone. Essa però è influenzata da errori che la commettere più questi errori che possano mutare in aspetti sbagliati e negativi la storia e il suo scorrimento. Ci sono altre domande? Un'ultima domanda. Al giorno d'oggi ci sono molti mezzi di comunicazione come Facebook, Twitter, i social network, i giornali e le televisioni. Secondo lei sono buoni mezzi per la tramandazione del sapere? Beh, a parte il suo lessico, io penso che i mezzi di comunicazione e i mezzi divulgativi siano di fondamentale importanza al giorno d'oggi, in quanto io vedo grosse differenze tra quelli che erano i mezzi divulgativi nella mia giovinezza e nell'età vostra. Aspetti positivi sono quelli che la velocità di informazione è triplicata quando uno vuole scrivere una cosa in quel modo di... Sì, quella roba lì, computer. Ci mette un secondo e le altre persone sanno subito quello che lui pensa. E l'aspetto negativo è che chiunque può scrivere la sua idea e chiunque appunto può trarre da questa idea una scienza. E quindi si possono pensare e evolversi idee sbagliate. Ci sono altre domande? Direi che abbiamo finito qui. Quindi il conto termina qui. Arrivederci e grazie per il video. Pro track 1. Ciao a tutti. Vabbè. Ho sbagliato. Mi volga pure. Non è detto voi che continuiamo. No, devi ricominciare, ma parti da solo. È partita bella. Non credo che sia da considerarsi arte questa, perché l'arte è come io tu avrei studiato. Atene, prego. Va bene, sta morendo. Rispondo alla sua domanda, io reputo quest'arte di così basso. Altre domande? Come lei pensa, in metà degli eroi, i valori vengono identificati in personaggi epici. Aspettate, affinché non vogliamo inceppare in leciti. Prof. Andiamo.
un po' per tendenze di moda, un po' per... prof, devo ma c'è Donnelli Corona! Sbagliato! Ma perché sfocato? Viene un po' sfocato. Ma se la tagli per la stessa cosa. Sì, però la smettiamo di ridere, facciamo le cose che devono andare perché non ce la faccio più. Fidatevi. Non si vede male. Poi io non lo faccio più dopo, lo dico. È uguale, cioè non cambia. Dai, vabbè, ma non è quello, lo dobbiamo capire che non è quello. Da dove partiamo? Dobbiamo ricominciare. Cambia qualcosa, c'è di nuovo. No, no, non è quello, proprio così. Non cambia niente. Forse aspetta. Senti, dai, facciamo questo video buono, come viene bene, buono. Buono. Questi volte l'ho fatto. Senti, questi commissori, tanto. Allora, ci saltate fuori, dovete mettere un'immagine, 20 ore, un coso, 20 ore. Buona, facciamo buona. Salta a ridere di fianco a me. Non sai quanto è difficile prevedere lo zoom. Prima era sfocato. Allora, dai, punto, iniziamo. A mio te di nuovo? Tanto non si vede l'occhio. Allora, uno! Mi raccomando per le corona, neanche un secondo deve rimanere come sfondo, perché confondiamo veramente la cultura con le cose veramente. Allora, uno, due. Scena 1, track 2. Ciao a tutti! Siamo la quarta del liceo scientifico tecnologico dell'Istituto Luigi Fantini di Bergamo. Sperduto tra le montagne. Ma comunque è un altro istituto. Ignorato da tutti. Oggi vi presentiamo il nostro lavoro sul filosofo Giambattista Vico. L'idea di questo progetto è nata durante una lezione multimediale. Navigando su internet. La classe ha lavorato assieme e collaborando. Quando si è costretti non si ha la possibilità. Ignazio, per una volta, fai il serio. Vediamo un piccolo assaggio del pensiero di questo filosofo e confrontiamo i nostri anni al liceo con l'età in cui Giambattista Vico suddivide la storia. Infatti il biennio è paragonabile all'età degli dèi, in cui i professori sono la fonte indiscussa di ogni conoscenza, come ad esempio la prof di chimica che raffigurava il nostro Leviatano. Un dio pensionabile. Alle ore di educazione fisica. Le 12 fatiche di Ercole. Il triennio invece equivale più all'età degli eroi. Tutto.